Hanno pregato tutta la notte per la pace e la stabilità del Burkina Faso. I volontari del progetto Famiglia, che con Don Silvio Longobardi e Caterina Paladino animano l'oasi Santa Teresa di Cupela, villaggio a 100 km dalla capitale del poverissimo paese dell'Africa nord-occidentale. In una lettera alla fraternità di Emmaus, movimento che ha suscitato l'associazione che si occupa oggi di cooperazione, famiglia e vita, Don Silvio ha invitato tutti alla preghiera, rassicurando su quanto si sta vivendo in Burkina. Un paese che sta cercando con fatica di liberarsi dal suo passato politico e dove domani il nuovo governo, il primo del neopresidente Michel Kabore, sarà ufficialmente insediato. Un paese che vuole guardare al futuro e imboccare la via dello sviluppo, ha scritto dall'Africa Don Silvio, e che invece è costretto ancora a fare i conti con il terrore. Un paese che dovrà investire maggiori risorse ora per difendersi da questa violenza cieca, ha aggiunto il sacerdote. Tutte risorse sottratte alla povera gente che attende da troppo tempo di veder riconoscere i propri diritti. Il male dunque non solo uccide e soffoca la speranza, ma distoglie preziose energie e risorse allo sviluppo di una società più giusta e perciò più umana, ha concluso il prete originario di Angri. Una speranza che sostiene comunque con forza, oggi più di ieri, il lavoro del progetto Famiglia, che già tante opere, grazie a benefattori e volontari, è riuscita a realizzare in Burkina Faso. Il nostro lavoro è soprattutto con i giovani. Abbiamo scelto di accompagnare le nuove generazioni, quindi i ragazzi che studiano, per offrire loro la possibilità di studiare. Ovviamente ci sono anche altri interventi molto più semplici che riguardano proprio i bisogni vitali, l'acqua il pane, no? Quindi cerchiamo di offrire questi interventi nelle forme più semplici possibili. Cerchiamo di formare i giovani. Abbiamo da poco aperto una casa per le ragazze che studiano, per permetterlo di studiare, e abbiamo tanti altri progetti che la Provvidenza ci aiuterà a realizzare sicuramente.